Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash. Venerdì 22, sabato 23, domenica 24 febbraio. Si svolgerà a Livorno dalle 10 alle 20 Cioccolandia 2013. Tuffarsi in un mare di cioccolato. Interamente dedicato agli appassionati del cioccolato. Abbiamo ascoltato la conferenza stampa che è stata presentata da Spazio Eventi, che appunto cura questa manifestazione. Per Spazio Eventi, Patrizia Noce. Quali sono le novità? Allora, Cioccolandia si ripropone ormai nella sua nona edizione, nella presentazione di tutto ciò che è il cioccolato, quindi è una delizia per il palato, ma di un cioccolato che, essendo artigianale, ha un gusto e anche una presentazione che solitamente questo non si trova sui banchi quando andiamo a fare la spesa, e questo è quello che caratterizza la manifestazione. Quindi nasce proprio con l'intento di far capire le qualità nutrizionali, perché i nostri cioccolatieri sono persone che fanno del loro lavoro un'arte, quindi sapranno sicuramente dare tutte le informazioni da un punto di vista anche alimentare e di qualità del prodotto alle persone che verranno. Ci sarà cioccolata di tutti i tipi, quindi dalla pralineria sfusa all'oggettistica in cioccolata, anche perché, ripeto, i cioccolatieri sono degli artisti, quindi si dilettano anche a creare delle vere e proprie sculture. Cioccolata calda, bianca, al peperoncino, al pepe, insomma, veramente una varietà incredibile, e quindi ecco, è l'occasione, l'unica nel suo genere qui a Livorno, per trovare questo tipo di situazione. Quindi ormai è diventato un appuntamento annuale, ormai ci conoscono, anzi ci aspettano, molte volte incontro persone che approfittano di Cioccolandia per fare la scorta di cioccolato buono per un periodo, ecco. Il cioccolato si mantiene anche per un po' più lungo, quindi vedo proprio queste signore che vengono e con piacere apprezzano la qualità di quello che trovano a Cioccolandia. Su 3 giorni, no? Sono venerdì, sabato e domenica, dalle 10 alle 20. Saranno più di 22 cioccolatieri provenienti da tutta Italia, ognuno con la propria specialità, quindi si troverà di tutto e ancora di più, quindi vi invito a venirci a trovare. In che zona di Piazza Cavour? Siamo nella zona pedonale, quest'anno siamo in centro, quindi abbiamo aperto le porte alla cittadinanza. Quest'anno lo spot, diciamo, di Cioccolandia è Tuffatevi in un mondo di cioccolato, a Livorno, quindi Livorno città di mare con il cioccolato. A chi è che non piace poi l'idea, no, di poter deliziarsi di un'immagine così? Quindi saremo in piazza, chiaramente ingresso gratuito, ci potete trovare. Uno degli espositori e di Livorno è Federica Agnesi, che abbiamo ascoltato. Cos'è sta Cioccolandia? È semplicemente una vendita al pubblico? No, io penso sia anche un modo appunto per far vedere il nostro lavoro artigiano e non industriale, la differenza che si dà dell'importanza del cioccolato che ogni artigiano fa, sia con tavolette, gusti particolari, ricerche sempre di mercato, di gusti un po' anomali, nella fantasia che può essere il cioccolato. Io mi prendo me per esempio, perché io creo animaletti o tutto ciò che può essere animali da fattoria con assemblaggio di uova, mezzi cusci, perché è una fantasia che piace a me, quindi cerco di creare quella cosa che poi non puoi trovare nel negozio da altre parti. Esistono degli stampi, ce le possiamo avere tutti, però se io cerco di, oltre agli stampi che fanno una grande massa, parliamoci chiaro, però a trovare, a diversificarti inventando e creando delle cose che poi puoi realizzare col cioccolato, attraverso stampi, attraverso ricerche, attraverso varie, ho fatto delle scuole naturalmente che mi hanno dato dell'input, delle conoscenze che mi portano poi a poterle trasmettere e portare poi sul mercato. Cioccolato fa bene, però bisogna anche
moderare. Io parlo del cioccolato fondente, naturalmente, perché il latte c'è il latte, il bianco è nato per i bimbi, perché quando Nestlé inventò il latte condensato sono riusciti a inventare anche il cioccolato bianco, perché essendoci la teobromina, che è un eccitante come la caffeina, quindi i bimbi non dormivano, quindi hanno inventato il bianco. Io parlo del fondente, che si passa sempre da un 60-70, ora chi addirittura 99%, vabbè, cioè quello che piace l'acidulo del cioccolato, però parliamo dai 70 in su, ha un buon effetto sia per l'arteria, per il cuore, per l'umore. È un vaso, infatti veniva per forza un signore che aveva problemi di osteoporosi, mi prendeva il cioccolato perché glielo consigliavano di, ora naturalmente si parla di piccole quantità, come tutto il resto calorico, quindi magari uno ingrassa, però non fa brufoli, perché contiene il burro di cacao, che è il suo grasso naturale, e non grassi come l'olio di palma, di cocco, che non faccio nomi, però tutto ciò che è spalmabile c'è questi grassi qua. Quindi quando c'è il burro di cacao te sei sicuro che anche hai una protezione delle arterie. Però in minime quantità, si parla sempre di quantità giuste. Poi ho letto recentemente che proprio quello fondente, cioè quello amaro, addirittura aiuta a dimagrire. Questo ancora non lo so. Questo, cioè, io no, cioè diciamo che appaga. Io ora questo non mi metto, non lo so, perché è calorico, quindi non vi posso permettere di dimagrire, però sono sicura che chi fa la dieta e mangia un pezzettino di cioccolata si aggrata e va avanti e dimagrisce. Flashpoint. L'occhio sulla città da Radio Flash.